che deve. Fatto abbastanza noto perché noi abbiamo fatto appena a luglio una correzione dei conti che nemmeno Padoan, nemmeno i cosiddetti austeri avevano mai fatto. Noi faremo probabilmente un deficit all'1,9 quest'anno, quindi record negativo, cioè record positivo, Sì, cioè sì, sì. basso degli ultimi anni, perché le parole non hanno più significato. Quindi il governo che doveva rompere l'Unione Europea a colpi di deficit ha fatto sostanzialmente quella che Tria in Parlamento ha definito la correzione strutturale, cioè la riduzione di deficit più importante degli ultimi anni. Ed è vero, perché sostanzialmente noi finiremo con un deficit che è quest'anno circa 0,5% di PIL, che vuol dire 10 miliardi quasi, meno di quello che avevamo detto ad aprile. Quindi, come dire, seguire questo dibattito di parole è interessante fino a un certo punto, proprio perché poi la realtà sembra Quando uno va a andare, fare i quando tu conti. non la padroneggi, diciamo, in maniera completa, la realtà va un po' per i fatti suoi. Del resto Conte può avere chance di fare il Conte bis, proprio perché con Tria, Moavero e altri era all'opposizione di questa spinta leghista, soprattutto leghista. Poi 5 Stelle hanno cambiato opinione alcune dozzine di volte su questo tema, ma di questa spinta leghista, diciamo, a rompere la cosiddetta gabbia dei conti europea. E quindi la prossima manovra è abbastanza facilitata da questa straordinaria correzione. Segnalo e chiudo, Padoan aveva fatto nel 2016, quindi pa il Padoan servo dei poteri forti europei, bla bla bla, aveva fatto una correzione in corso d'anno che è un terzo rispetto a quella che ha fatto questo governo, che invece doveva spaccare tutto. Tommasi, dobbiamo vedo